Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022, pronti per il Gran Premio di Jeddah. Abbiamo fatto le prove libere e le qualifiche, non sono andate in malaccio. Veniamo da un primissimo Gran Premio all'esordio per questa seconda stagione, dove la sportivigiante si trova già meglio a livello prestazionale rispetto allo scorso anno. Abbiamo conquistato il primo punticino nella prima gara, speriamo di ripeterci qui a Jeddah, circuito non facilissimo, abbastanza veloce. Diciamo che ci sono alcune curve che devo un attimino affinare, se le riusciamo a prendere bene nelle prove libere qualche errorino l'ho fatto, ma ci sta, anche perché come detto senza traiettoria pian pianino faccio sempre qualche giro con la traiettoria e poi altri senza, per capire almeno un pochino i punti di staccata, perché da una stagione all'altra non me li ricorderò mai nella vita. E comunque prima ci siamo qualificati bene, possiamo dirlo, vediamo. Pierre Gasly parte dalla pole position e in seconda posizione. Prima fila tutta Ferrari, purtroppo non c'è più Leclerc che è andato in Alfa. Vediamo il resto della griglia. Perez, Verstappen, Lando Norris e Hamilton. Russell, Ricciardo, lo scienziato e Fernando Alonso. Ok, Leclerc, ok, Ricciardo appena davanti a noi, ma Yuki Tsunoda e Stroll. Albon, Tictum, Mick Schumacher e Guan Yu Zhou, Latifi, Drugovic, Oscar Piastri, infine Kevin Magnussen a occupare l'ultima posizione. E solo perché è stato penalizzato, perché Piastri era l'ultimo, diciamo che al momento, vabbè, dobbiamo migliorargli anche quella che è la struttura, diciamo. Devo fare ancora l'occhio ai cambi di piloti nei team, quindi è un po' difficile abituarsi a questo cambio di piloti, appunto vedere alcuni su altri team è un attimo problema, quindi a voce magari dirò qualche baggianata, ma abbiate pazienza. Allora, per quanto riguarda i consumi, direi che possiamo stare qui 5 giri con le soft e 8 con le medie. Come detto, partiamo dalla nona piazza, non è male. Andiamo a vedere il giro di formazione. Prima fila tutta Ferrari, poi le Red Bull e a seguire McLaren con Norris, le due Mercedes e Ricciardo, che è il nostro rivale al momento, che ci ha fregato, però ci ha battuto nella rivalità. Ci sta, ci propone sempre quelli che sono molto più sportiveggianti di noi, o comunque almeno lato auto stanno messi meglio. Noi speriamo che l'abbiamo beccata. Comunque la livrea via garbata mi fa piacere, è abbastanza semplice, con bianco, verde classico e poi un po' di black, che in realtà ci sta di base sull'auto. Effettivamente non è male, più la guardo e più mi convinco anch'io. Ci può stare, ci può stare. Poi dipende sempre dai setup che sblocchiamo, setup dai così grafici che riusciamo a sbloccare. Attenzione alla prima staccata, che qua ho frenato un po' prima, perché di solito questi sono pericolosissimi. Perdiamo una posizione su Fernando Alonso, proviamo a riprenderla su Norris, che ha perso tanto, ma attenzione in queste prime fasi, perché comunque in una pista del genere è un attimo a rimbalzare sul muro, quindi stiamo accorti. Curvone dove l'anno scorso andavamo a cannone. Questa è quella che mi mette un po' in difficoltà di curva. Oddio, pure le altre, per carità, però. Sentilo il motore Ferrari, che come detto a livello di sound non mi dispiace affatto. Cerchiamo di non perdere questi qua davanti.
La cosa buona sarebbe togliere i nomi là sopra che mi impallano il tutto, ma... Mamma mia, siamo usciti a cannone subito di Hertz. Aia. Rallento un pochino. Volevo... Non so se era... Sì, perché ci siamo avvantaggiati un po' là andando larghi anche qui in realtà, però... Una volta te la do la posizione, due no. Bisogna stare comunque attenti a spingere, perché si rischia di girarsi in alcune situazioni. Quindi occhio. Poi io di solito scalo una marcia in più perché mi ritrovo sempre lungo. Avviciniamoci a Russell, perché se no non riusciamo a usare il DRS il prossimo giro. E qua ci vuole il DRS, se no ci sverniciamo male. Ci spingiamo con l'ERS adesso. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Attenzione qui davanti, Russell ci prova su Daniel Ricciardo, che riesce a tenere la posizione. Attenzione qui però, un po' devi utilizzare il problema. C'è molta energia da usare. Stai calmo, adesso che abbiamo DRS possiamo sfruttare la situazione. Grande così. Non hai rischi. Non hai rischi. Porco due. Che spettacolo però, attenzione, grande partenza qui. Un po' distanti da quelli lì davanti, quindi Ocho. Aia, este Kaiser de curve, porco due. Siamo a 2.5. Vabbè, si via da una bene. Addirittura Verstappen lì davanti sta con le medie, eh? Attenzione, strategia invertita per lui. Noi comunque siamo in ottima posizione, vediamo come procede. Quella curva perdo tanto, ma siamo delle problematiche. Poi gli altri stanno utilizzando il DRS, quindi stanno riuscendo a spingere parecchio. In realtà sarei quasi tentato dall'aspettare un altro uomo. Niente, curva. Come detto qua, Jedda, meno peggio diciamo di quanto mi aspettassi, lo dissi anche l'anno scorso. A vederlo sulla carta mi faceva un po' cagicchiare, mi sembrava molto il Vietnam, invece nettamente meglio del Vietnam.
Però comunque ho qualche curva, proprio non la riesco a digerire. Adesso lo stiamo usando poco, in realtà possiamo spingere ancora un po'. Dai, vi faccio un altro giro, signori, perché qualcuno già sta entrando ai box, ma noi addirittura abbiamo fatto il nuovo miglior tempo della gara. Stiamo immaginando. Dobbiamo sfruttare il momento. Che cazzo è? Preoccupa, faccio sto giro e rientro. Ah, quelli davanti c'hanno le medie, ecco perché stanno andando un po' più accorti. Però sta a spingerla. Cazzo. Non abbiamo tagliato, ok, non ce l'ha, anche perché sennò ce l'avrebbe detto, come prima. Essendo tutti muretti sta cazzo di pista, se non stai concentratissimo, cioè sbaglio il punto in cui sto della pista, quindi là ho sbagliato proprio curva. Non pensavo ci fosse quella curva lì, quindi ok. Rientriamo, va. Stiamo perdendo. Ma ha fatto lui, scusa. Ha preso il comando e mi ha mandato là. Vaffanculo, va. Vabbè. Pam! Dai, Oscar sta rientrando per la sosta. No, ma la... Ma aspetta, l'alettone me l'ha rotto mo' al pit. Non ho parole. Vaffanculo. Oh, mo tra alettone e gomma fredda. No, dai, però no, ma che stronzata è. Ma perché io sono arrivato, sì, può essere che sono arrivato un po' velocino, ma comunque ho iniziato a inchiodare. Poi mi ha preso lui il comando, quindi mi ha tolto sostanzialmente il pedale dal freno. Non tiene più un cazzo. A posto, buttata la gara perché sono degli imbecilli. No, non gira più. Il bello è che non mi hanno manco cambiato l'alettone. Vabbè, siamo noi a dirglielo, però in questo caso non gli ho detto di cambiarmi l'alettone perché era buono. No, non gira per una cippa. Dobbiamo fare muro, signori. Dobbiamo fare muro. Si può sbagliare così, però, Raggiungendo una Mercedes. Ma che sto raggiungendo? Sta ceppa sto a raggiungere. Peccato perché la sentivo in forma la macchina, eh? Cioè stava a spinge forte. Tenere una marcia in meno perché la sesta va largo, mi sa. Sì, hai voglia. Ricciardo è 2 secondi e 3. Il distacco dalla vettura davanti è 6,0 secondi. Un sottosterzo spaventoso. Spaventoso. Che se può fare così? Usa il torpasso per erogare più potenza. Vai a cagare.
batteria è carica, usa il tuo tasto. Allora, Zuai Box. Vabbè, Verstappen è uscito. Vabbè, abbiamo perso per forza su Verstappen. Addirittura medie e dure la strategia di Max. Ma noi per forza abbiamo perso perché Salettone stiamo girando di merda. Tra l'altro lì dietro fortunatamente Ricciardo è in lotta con Alonso e Norris, quindi magari stanno perdendo pure un pochino. Alonso è 4 secondi lì davanti. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Tiriamo, tiriamo signori. Per quel che possiamo tirare, il problema è che in curva ci piantiamo male. Attenzione signori che lì davanti si stanno scannando. Se si danno una bottarella non sarebbe male, hanno perso un secondo in quest'ultimo neanche giro, là rettilineo proprio, perché stanno scannando. E mentre si sta avvicinando un po' Ricciardo, vediamo se... Io spero che si mettano a lottare lì davanti. Oh, madonna come non girava per niente. Dai dai, Perez azzardalo su Verstappen col DRS. Magari, insomma, ruota a ruota. Sportellata a sportellata. Peccato signori, peccato per quel problema all'alettone, perché se no secondo me potevamo azzardare anche un colpaccio lì davanti, eh. È stato un mix, io sono rientrato forse un po' veloce, ma soprattutto l'IA che ha preso il controllo del veicolo e l'ha buttata sul muro. Altri due giri, ma là se ne stanno andando. La vettura dietro di te ti sta raggiungendo, guadagna 5 decimi a giro. Lo so, ma io ho dei problemi con quest'auto. Perez apparentemente non ci prova su Max, rimane lì dietro, il piede destriero in questo caso, non lo sappiamo, ma ordine di scuderia, chi lo sa. Vedremo. Se non ci prova per niente, beh, insomma. Sembra strano che non riesca ad avere potenza qui a Jeddah, poi... in scia col DRS. Insomma. Non lo sta infastidendo, un po' come il comando che c'è in Formula 1 Manager. Non infastidire il tuo compagno di scuderia, rallentare quella. Date un occhio, mi raccomando, anche ai video di Formula 1 Manager. Porco due. Attenzione, invece Perez ci prova, vedi? Proprio alla fine, mo vediamo, si fa risuperare, che succede? Sportellatina, in amicizia sempre. Poi si vede anche in live, perché in live stiamo facendo, vabbè, non solo Formula 1 Manager, ma anche lì una stagione ex, che poi non so se le porterò avanti entrambe, mo vediamo un attimino. Vista la complessità, magari farne due di carriere è un po' problematico alla lunga. Io non tagliare, che abbiamo già un paio di penalità qua, eh? Cioè, avvertimenti. Attenzione che forse Perez ci sta smentendo, forse l'ha fatto per tirarsi a vicenda, nella verità. Stiamo avvicinando noi.
Ho detto guarda, ti supero al penultimo giro, così all'ultimo ti do la scia, il DRS, mi risuperi e passa la paura. Nel mentre Ricciardo si sta avvicinando abbastanza, ma il Gran Premio è quasi finito, quindi speriamo di non rischiare. Allora, poteva andare meglio, per carità, stiamo parlando comunque di un sesto posto che per la sportiveggiante è ottimo, significa seconda gara a punti. Quindi onestamente non mi andrei tanto a demoralizzare, perché poi ci hanno recuperato tantissimo, la curva la faccio male, ma devo frenare molto prima perché non gira. Oh, sesta posizione è ottima, ottima. Iniziamo a vedere uno spiraglio di sportiveggianza lì davanti. Per carità, dobbiamo migliorare ancora tante cose. E Jeddah effettivamente è una di quelle piste dove la nostra auto può andare meglio del previsto, perché insomma non è un'auto forse da sesta posizione al momento, anche se ce la possiamo buttare. Gasly va a vincere con doppietta Ferrari e terzo po', no, secondo Hamilton, è vero, dall'altro lato sta primi e terzi. Però noi ci siamo tenuti il giro veloce, quello significa, guarda com'era competitiva questa giornata incredibile, eppure di tanto. Più di tutti mi ha colpito Daniel Ricciardo, una prestazione incredibile. E passiamo ai costruttori. La Ferrari sale al comando in vetta alla classifica. Oggi la scuderia Mercedes ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. Ah no, Aston Martin, peccato. Del mondiale di Formula 1 è, oh, comunque 9 punti, signori, perché abbiamo fatto pure il giro veloce. Ma in quel punto stava macinando tanto, e quello era pure il giro dove dovevamo rientrare. Meno male che non lo abbiamo fatto. Adesso siamo a 10 punti, e per quanto riguarda il team 10 punti, giustamente il nostro compagno di scuderia non è che faccia granché, è arrivato oggi ultimo, porco due. Va bene, va bene, dai, come detto è andata bene, no, a parte piccoli rimpianti, ma che ci stanno. Completa una gara senza tagliare le curve, no, oggi non era fattibile, quelle curve andavamo un po' troppo larghi, ancora di più quando ho scassato l'alettone, quindi va bene così, meno soldi ma più punti comunque. Le entrate vanno ben oltre i costi di gestione. Hai visto? Consiglio di investire al più presto queste somme. Un attimo, fammi vedere. Secondo pilota, tutte le altre attività a parte questa fanno cagare. Allora, un po' di destrezza, un po' di motopropulsore. Quello che faceva, spot promozionale, pilota, va bene. Allora, abbiamo messo su una stima delle prestazioni della nostra auto rispetto a quelle degli avversari. Questi dati cambieranno ogni settimana. Sì, ma noi speriamo che pian pianino riusciamo a migliorare cose. Allora, abbiamo 6.059 a livello di strutture. Allora, quello stiamo aspettando. Motopropulsore sarebbe 5.5. Tempo di costruzione o controllo qualità? Facciamo tempo di costruzione e la buttiamo lì. Per la ricerca e sviluppo, allora, dovrebbe arrivare tra 5 giorni un componente aerodinamico. A livello di telaio facciamo cagare, quindi cerchiamo di impegnarci qui. Quello sta in sconto, ma prima di arrivarci... Ah no, dobbiamo... tra 5 giorni arriva anche questo. E ci sono 20% di sconto su questo qua, 1200. Allora, 5 giorni, scusa, C'è stato un problema in linea di produzione questa settimana, quindi tutto il pacchetto è andato perduto. Per far riprendere lo sviluppo dovrai rinviare l'ordine tramite lo schermo RS. È uno. Quasi. Non sono riusciti a fare niente. Dovevano arrivare un sacco di componenti per il prossimo Gran Premio, non è arrivato assolutamente niente. Abbiamo solo speso la mamma. E qua cosa abbiamo? 1400, 1300.
Mi tengo i punti. So che dovremmo migliorare anche un po' la resistenza, che al momento... Oh, sta messa comunque meglio del telaio la resistenza, se vogliamo dirla tutta, Mo, a parte tutto. Comunque ragazzi, voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Noi ci vediamo al prossimo Gran Premio con... Non c'è linea di produzione questa settimana, quindi tutto il pacchetto è andato perduto. Per far riprendere lo sviluppo dovrai rinviare l'ordine tramite lo schermo RS. Il messaggio di prima, va bene. Nel mentre però possiamo fare i cuscinetti a sfera, lato motore. Cioè costano tanto, non è che siano sta gran miglioria, però manteniamo il motore, la sportiveggiante c'ha un motore top. Motore Ferrari per carità, ma va meglio di quello Ferrari perché abbiamo fatto tante migliorie. Ci sta. Oh, tenere un motore che comunque ci dà spinta sul dritto non è male, almeno riusciamo a difenderci. Ragazzi, come detto, ci vediamo alla prossima. Andate a dare un'occhiata anche sull'altro sito per le live e sul secondo canale dove vi riporto le live e anche altre serie, tra parentesi, non solo le live. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.